Anticipazioni Beautiful. Trama puntate, dal 13 al 19 giugno 2022. Queen delusa da Eric. Lunedì, 13 giugno 2022. Hope chiama Liam e si sorprende come, alla notizia della morte di Vinny, covi ancora tanta rabbia nei suoi confronti. Bill nota le difficoltà del figlio, nel continuare la conversazione, e gli strappa il telefono. Zoe chiede perdono a Carter che, però, ribadisce le sue intenzioni, vuole stare da solo. Queen ascolta lo sfogo della modella, e si propone di andare a parlare con l'avvocato. In azienda, Paris e Zende si augurano che le cose possano finalmente sistemarsi, tra Zoe e Dil Walton. Quest'ultimo entra e la Buckingham cerca di spezzare una lancia, in favore della sorella, ma è tutto inutile. Hope racconta a Thomas della strana telefonata avuta con Liam, mentre Ridge apprende della morte di Vinny. La Fuller raggiunge Carter per parlargli. Più tardi, mentre lo Spencer ha degli incubi, Thomas viene raggiunto dalla polizia. Martedì, 14 giugno 2022. Baker crede che Thomas si sia arrabbiato con Vinny, dopo che quest'ultimo ha manipolato il test del DNA, richiesto da Steffi. Il Forrester è scioccato quando scopre di essere finito, nella lista degli indagati. Carter blocca le intenzioni di Queen, affermando che non è con lei che vuole parlare, della sua vita sentimentale. All'improvviso, arriva Eric. La Fuller gli propone una cena romantica, ma il patriarca le parla di un appuntamento di lavoro. Lei lo guarda con tristezza. Paris scopre che Zoe e Queen sono diventate amiche. La modella le annuncia che la sta aiutando a riconquistare il Walton, perché è una persona che sa cosa vuol dire lottare, per una seconda chance. Liam e Bill continuano a scontrarsi. Lo Spencer accetta di vedere Hope. Giunto alla Forrester, il ragazzo vede Baker parlare con Thomas. Ad un tratto, Charlie gli tuona di non muoversi. Mercoledì, 15 giugno 2022. Charlie, ridacchiando, dice a Liam che ha dimenticato di ritirare il suo badge al cancello. Lo Spencer tira un sospiro di sollievo. Più tardi, lo Spencer è con Hope e Thomas in ufficio. Il Forrester è molto arrabbiato. L'assassino di Vinny è ancora a piede libero. E se non sarà la polizia a trovare il colpevole, lo farà lui stesso. Ridge, intanto, si accorge che Eric non è più felice con Queen, a causa delle sue continue manipolazioni. All'improvviso arriva Zoe, che si scusa per l'interruzione. La ragazza afferma di soffrire per Carter, vuole riconquistarlo. Con Zende non c'è mai stato alcun vero coinvolgimento, ed è felice adesso che stia con Paris. Al loft, Carter e Queen si scambiano reciproche confidenze. Lei ammette che il suo rapporto con Eric non è più quello di una volta. Non la guarda più con gli occhi di prima, non la cerca, non la tocca più. Giovedì, 16 giugno 2022. Hope è turbata dalle reazioni di Liam di fronte alle esternazioni di Thomas, che vorrebbe che l'assassino di Vinny finisse in prigione quanto prima. La giovane prova a farlo parlare, ma lui tace. Zoe chiede ad Eric di fare da mediatore, in modo che possa convincere Carter a darle una chance. Queen confida al Walton che il patriarca non si abbandona più alla passione con lei già da tempo. La conversazione si sposta su Zoe. La designer gli assicura che si è lasciata, Zende alle spalle. Il Walton spiega che non è così e lei si chiede se ciò che sta vivendo è paragonabile a quello che sta accadendo tra lei ed Eric. Mentre Carter va di sopra a cambiarsi, la Fuller riceve una telefonata da Zoe. Ad un tratto, l'avvocato scende le scale a torso nudo. La donna non riesce più a parlare con la sua amica e chiude la telefonata affermando che passerà da lei. Venerdì, 17 giugno 2022. Hope supplica Liam di parlare. Bill entra proprio in quel momento, sostenendo di aver urgente bisogno del figlio. Hope gli chiede di aspettare, ma lo Spencer mette alle strette il ragazzo affinché si sbrighi. Poi ricorda alla Logan che Liam sta ancora soffrendo per la fatidica notte vissuta con Steffi. Ha bisogno di tempo per riprendersi. Più tardi, la giovane prova a confidarsi con Thomas, che afferma di essere certo che Liam stia soffrendo terribilmente, in quanto gli mancano i bambini. Eric confida a Ridge che tra lui e Queen non c'è più la passione di un tempo. Al loft, la Fuller saluta l'avvocato che le promette che torneranno a vedersi, per confidarsi nel massimo rispetto.
Rincasata, la designer trova Eric intento a guardare il suo ritratto. Dopo avergli detto «ti amo», gli ricorda che la distanza fisica non è un buon segno in un rapporto. Sabato, 18 giugno 2022. Bill si mostra comprensivo verso Liam. Sa quanto sta soffrendo, ma deve dimenticare le circostanze dell'incidente se rivuole Hope e continuare a vivere. Allo chalet, Thomas e Hope non riescono a capire perché lo Spencer non sia passato a vedere i bambini. All'arrivo di Ridge, si parla della morte di Vinny. Ridge non vede l'ora che Baker acciuffi il colpevole per consegnarlo alla giustizia. Il Forrester ripete anche al padre di essere pronto ad indagare da solo. Più tardi, Thomas va a controllare i piccoli di casa, che dormono serenamente. La Logan lo ringrazia per la vicinanza. Ammette di essere ancora troppo scossa, perciò sta accadendo a Liam, non riesce più a capirlo. Thomas pensa che ci debba essere una spiegazione logica a tutto questo. Lei apprezza il suo modo di sostenerla e lui, affettuosamente, le ricorda che ci sarà sempre per lei. Domenica, 19 giugno 2022. Zoe ribadisce a Carter le sue intenzioni e si augura che, un giorno, lui voglia stringerla di nuovo. Quinn spiega ad Eric che le manca stare accanto a lui e spera che la cosa sia reciproca. L'uomo, però, preferisce andare a letto da solo. Al piano di sopra, Eric si perde nei ricordi. La Fuller decide di fargli una piccola sorpresa piccante. Lui, però, la delude dicendo che vorrebbe tanto tornare ad essere coinvolto come prima, ma non riesce a dimenticare i danni fatti al matrimonio di Brooke e Ridge. Le crede quando dice di essere pentita, ma i suoi lati oscuri stanno nuovamente rovinando tutto. Quinn, però, non molla e spiega che vorrebbe essere messa di nuovo alla prova da lui. Lui, però, infastidito, le ricorda che il giorno dopo ha un importante appuntamento di lavoro. Meglio dormire. La Fuller, rimasta sola, scoppia in lacrime. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Ecco come Quinn potrebbe scoprire il tradimento. Thomas è un segreto. La soap americana è pronta a stupirci come non mai. A breve, Quinn farà un regalo tecnologico al marito, che potrebbe portarla a scoprire la tresca tra lo stesso e Donna Logan. Ma ancora. Ridge e Taylor apprenderanno qualcosa di veramente forte. Thomas aveva smascherato, ancor prima di Steffi, il diabolico piano messo in atto da Sheila Carter contro Brooke. E preferiranno non riportare alla Logan la verità. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. La tresca di Eric e Donna sta per venire a galla. Attualmente le puntate americane di Beautiful, in onda sulla CBS, sono incentrate sulla relazione extraconiugale tra Eric e Quinn. Il loro matrimonio sta nuovamente per giungere al capolinea. E non solo a causa del timido riavvicinamento tra Quinn ed il suo ex amante, Carter Walton. Questa volta, a differenza di quanto accaduto mesi fa, non sono i riaffiorati sentimenti della Fuller a rappresentare un possibile fattore di rottura, bensì la relazione clandestina che il patriarca sta portando avanti con una sua storica ex moglie, Donna Logan. Come vi abbiamo più volte spoilerato, Eric e Quinn entreranno in crisi a seguito della scoperta dell'impotenza del patriarca. In concomitanza a ciò, la designer inizierà a frequentare segretamente Carter. Quando la tresca verrà alla luce, il Forrester proverà a giustificare i continui tradimenti della moglie, facendo leva sul suo stato di salute. Ridge, Brooke e gli altri suoi familiari, però, non gradiranno affatto la sua scelta. Eric, un giorno, sfogherà tutta la sua frustrazione con Donna e, all'improvviso, dopo averla fortemente abbracciata, si scoprirà guarito dall'impotenza. Dopo alcune settimane, Eric deciderà di concedere un'ultima chance alla consorte Fedi Fraga, ma ecco che, dalle nuove news, si apprende una verità clamorosa. Pur ritornando insieme, la riappacificazione dello stilista con la moglie sarà solo a parole, visto che, nei fatti, Eric sente che la Fuller non è più la donna della sua vita. L'uomo, dunque, da diverso tempo, non riserva più alla consorte le attenzioni di un tempo, e tra loro regna freddezza e gelo. Quinn, però, non vuole affatto perderlo e, pur sperimentando un piccante riavvicinamento con l'avvocato, lascerà intendere di non voler abbandonare lo scettro di matriarca Forrester.
Eric, inoltre, ultimamente, come stanno vedendo i telespettatori statunitensi, si sta dedicando fin troppo alle sue passioni. Tra esse, figura l'assidua frequentazione ad un fantomatico club sportivo. Presto, però, emergerà una forte verità. Il patriarca sta raccontando alla moglie un mucchio di frottole perché, anziché partecipare alle iniziative della suddetta associazione, si vede di nascosto con donna. Nella soap Beautiful si sa, le bugie hanno le gambe corte e, stando a rumors in attesa di conferma, presto la tresca verrà alla luce, grazie ad un anello che Quinn realizzerà per il marito. La Fuller infatti, ansiosa di tenere sotto controllo la salute dell'uomo, progetterà un prezioso smart, ovvero un anello con un microchip informatico, in grado di tracciare, via app, le informazioni di Eric, come ad esempio il ritmo del battito cardiaco. Non a caso, in un dialogo, Quinn dirà ai Forrester di voler scongiurare che la troppa attività fisica del marito lo esponga a seri rischi. La Fuller, però, preoccupata per la possibile reazione avversa del suo uomo, preferirà non parlargli della doppia funzione del gioiello, per non farlo sentire vecchio. E voi, cosa ne dite? Quinn scoprirà da sola la verità, durante uno dei tanti momenti intimi, di Eric con la Logan? Sulla storyline in questione, è intervenuto lo stesso interprete di Eric, John McCook. L'attore ha affermato che, grazie a Quinn, il Forrester ha riscoperto l'amore, dopo la morte di Stephanie. Purtroppo, il tradimento con Carter e le manipolazioni ai danni di Paris, Brooke e Ridge hanno portato sfiducia ed oscurità nel suo matrimonio. Con Donna, al momento, vive gioia e divertimento, senza ansie. Eric, attualmente, non cerca banalmente passione, ma qualcosa di più significativo. Cerca felicità. Come ogni segreto, è solo questione di tempo. Attualmente, il Forrester è molto concentrato sul suo possibile domani, con Donna. Allo stesso tempo, non riesce a lasciare Quinn. Quando la relazione verrà scoperta, come assicura John McCook, ci saranno delle conseguenze terribili. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Ridge e Taylor non svelano a Brooke il segreto di Thomas. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci su Sheila e Thomas. Stando a quanto vi abbiamo già anticipato, Steffi ricorderà improvvisamente i drammatici momenti della morte di Finn. La Carter, così, attirata da Taylor e Ridge a Malibu, con la scusa di ripristinare i rapporti con i Forrester, si vedrà costretta a vuotare il sacco. Per la Dark Lady, questa volta, non ci sarà scampo e per lei si apriranno le porte del carcere. Ridge e Taylor, inoltre, oltre ad apprendere questa cocente verità, verranno a conoscenza anche di un altro dettaglio importante. Steffi aveva deciso di affrontare la suocera, a Il Giardino perché quest'ultima aveva sabotato la sobrietà di Brooke, facendola bere con l'inganno, e portandola a tradire lo stilista con Deacon. Per Sheila, la sua macchinazione doveva essere interpretata, come una sorta di prova di quanto tenesse a Steffi e Taylor. Il perdono, però, non ci sarà e la Carter verrà arrestata. Prima di essere ammanettata, la donna giurerà vendetta. Non a caso, l'attrice che veste i suoi panni, Kimberly Brown, ha infatti precisato che Sheila non ha commesso alcun delitto, questa volta, volontariamente. Non intendeva uccidere il figlio. E, dunque, prima o poi, risponderà nel solo modo che conosce. Combattendo. La prigione non la farà affatto uscire di scena. Nel frattempo, Ridge e Taylor scopriranno un'altra verità molto amara. Thomas era perfettamente a conoscenza della macchinazione della Dark Lady contro Brooke. Interrogato, il ragazzo si giustificherà sostenendo che, a differenza della sorella, non intendeva distruggere la felicità della madre con l'uomo da lei sempre amato. Dopo alcuni giorni, Ridge informerà Brooke della colpevolezza di Sheila. La Logan si definirà sollevata, in quanto da mesi si stava chiedendo cosa l'avesse spinta a bere. E proverà a riavvicinarsi al marito. Purtroppo, l'happy end non ci sarà. A differenza dei pronostici, inoltre, sia lo stilista che la Ace preferiranno non rivelare a Brooke il segreto di Thomas. Infine, come precisano altre anticipazioni, Ridge vorrà concentrarsi unicamente sulla salute di sua figlia. E, per questo motivo, si trasferirà a Villa Forrester, da Eric, in modo da stare lontano sia da Brooke che da Taylor. Riuscirà a fare chiarezza dentro di sé? E soprattutto, quando la Logan verrà a conoscenza dell'omertà di Thomas, di fronte al diabolico piano della Carter, finirà per litigare ancora una volta con lo stilista? Ci aspettano momenti imperdibili, ne siamo certi.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.